Ne abbiamo parlato tanto in questo nostro post partita. Insomma, hai fatto una partita eccezionale, peccato per quei gol che non sei riuscito a segnare. Ne segnate uno, ne potevi fare qualcuno in più. Intanto andiamo in diretta, ci dobbiamo cambiare, scusate, eccoci qua. Sì, sì, sono contentissimo di aver portato a casa la, di aver portato a casa la vittoria. Sono un po' amareggiato che potevo fare qualche gol in più, però siamo contenti, sono contento di aver fatto il gol vittoria e spero di ripagare sempre la fiducia del mister e della squadra. Hai fatto un primo tempo incredibile dal punto di vista della corsa, dell'aggressione e dell'attacco alla profondità. Sì, mi piace mettermi sempre a disposizione della squadra, di aiutare la squadra specialmente nei momenti di difficoltà. Il mister lavora tanto su questo e niente, siamo contenti, ci portiamo a casa questa vittoria e lavoreremo per farci trovare pronti mercoledì. Ma Marco Delle Monache, che vuoi dire? Perché insomma sei un po' arrabbiato che non gli ha dato quel pallone. È vero, non l'avevo visto, purtroppo ci sta, nel senso ho visto il portiere che si buttava dall'altra parte, glielo volevo mettere all'altro lato, è stato anche bravo lui, lavoreremo anche per migliorare queste piccolezze che sono importanti. Una domanda da studio e chiudiamo, Massimo. No, io volevo fare i complimenti comunque al ragazzo perché ha dimostrato di valere e di meritarsi la stima del mister e della società, però come ha detto sia il presidente che il mister, magari c'è da pensare ogni tanto un po' più al noi rispetto a qualche egoismo. Tu hai detto che non hai visto il tuo compagno, però credo che alla lunga si possa migliorare anche nella finalizzazione, non so se sei d'accordo. Sì, sì, no, come ho detto prima sono d'accordo, bisogna migliorare settimana dopo settimana anche queste piccolezze che alla fine alla lunga sono importanti e niente, lavoreremo per migliorarle.